Le 15:10. Allora, io do il benvenuto a tutti i presenti, che ringrazio, no, di dedicare un po' del loro tempo a queste Buongiorno, buongiorno a tutti. iniziative. Ringrazio del fatto che siete entrati in questa rubrica che noi abbiamo chiamato Le aziende informano. Stiamo facendo un percorso, come un po' tutto il mondo sta facendo, di adeguarsi a questa realtà. In realtà noi abbiamo iniziato un po' di tempo fa a parlare dei corsi online perché le nostre problematiche di scuola dell'ANFUS sono ovviamente legate alla grande distanza che intercorre fra i vari soci. Allora la voglia di vedersi e di stare insieme è sicuramente tanta, ma i costi sono sempre stati anche molto significativi. Per cui questa è l'occasione, è stata l'occasione di sperimentare delle realtà diverse e che credo che, no, che cambieranno sostanzialmente il nostro modo di agire nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Sperando che vada tutto bene, ecco, sperando che ci sia la ripresa, anche lentamente, ma che vada sempre migliorando, che ce lo spieghiamo tutti. Allora, noi all'interno della scuola abbiamo ovviamente i corsi professionali online, stiamo attrezzandoci per fare anche i corsi pratici. Uno dirà, com'è possibile, ma ci stiamo arrivando a fare questa operazione, cioè di riuscire a mostrare anche tecnicamente come fare delle cose pratiche e insieme a questo abbiamo abbinato una serie di altre rubriche che sono la scuola risponde, per cui tutti quelli che vogliono fare domande dalle 11 a mezzogiorno apriamo una porta, la gente si presenta e fa le domande. Se siamo in grado di rispondere bene, diversamente prendiamo un appuntamento con il nostro più esperto nel settore della domanda che viene fatta, che può essere tecnica o può essere di diritto o può essere che ne so, di filosofia. Poi abbiamo aperto insieme al corso professionale delle pillole di formazione che facciamo la sera tardi e abbiamo aperto adesso anche le aziende informano, che riteniamo una cosa molto importante per mettere in contatto le nostre aziende associate con i nostri soci, ma col mondo intero. Cioè diamo la possibilità di entrare in questa porta e l'azienda associata racconta la sua storia, racconta i suoi servizi, i suoi prodotti e così via. Niente, questo volevo inquadrarvi. Ecco, mi dimenticavo. Abbiamo aperto anche un modo di comunicazione un po' più televisivo, ANFUS Channel, dove metteremo nella playlist delle aziende informano i servizi che le aziende vorranno mettere in questa scatola, diciamo, e poi una serie di altri servizi, tra i quali anche delle cose in diretta, per cui che faremo in streaming aperto a tutti. Ecco, noi cerchiamo di darci da fare per riuscire fondamentalmente a portare la cultura e la professionalità del nostro settore il più a tutti, il più lontano possibile e speriamo nel modo più professionale possibile. Niente, vi ringrazio. A questo punto, Luca, a te la parola. Ok, grazie mille. Allora, beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Voglio ringraziare perché vi siate raccolti qui. È un piacere parlare con gli associati ANFUS, perché vengono tutti riconosciuti in qualità di gente preparata, gente tecnica, gente che apprezza la formazione. E questo è fantastico nel nostro mondo dove manca tanta formazione. È doveroso ovviamente in primis ringraziare Sandro che ci ha portato qui ci dà un'ottima opportunità per conoscervi, per chi già non ci conoscesse ovviamente. Io sono in presento, sono Luca Milani, sono responsabile commerciale di Maison Fire. Come abbiamo appunto detto, qualcuno probabilmente mi avrà già conosciuto, avrà avuto modo di vedermi in qualche visita, che da buon commerciale bazzico gli showroom di tutta Italia da qualche annetto. E durante questo incontro vorrei parlare di come si è evoluta l'esigenza del pubblico, che è un fattore molto importante perché nei confronti dei caminetti l'approccio del pubblico è cambiato sostanzialmente, in modo sostanziale. Facciamo un approfondimento quindi sui camini decorativi senza canna fumaria e l'intento è quello di sciogliere dubbi relativi proprio a questa tipologia di categoria di prodotti che sono tra l'altro sempre più diffusi e richiesti.
Quindi tocchiamo inizialmente l'argomento in modo ampio, voglio dimostrarvi come il mondo dei caminetti sia mutato e poi vi spiegheremo le differenze tra le tipologie, quindi come sia più opportuno ambientare i prodotti, come installarli in ogni situazione e ovviamente lascerò dello spazio alle vostre domande. Ok? Collego un secondo questo. Vediamo un secondo, datemi solo un attimo che mandiamo una condivisione se riesco. Allora, ti serve? Ti serve il tuo Ti supporto? serve, eh? Allora presenta ora. Ah, sei già fatto, bravo. A posto. Ok, solo un secondo, eccolo qui, lo vedete? Mi sentite? Sì. Sì, Ecco, senti, perfetto. Io ho scusa perso la Luca. visione dei Scusa singoli. Luca, scusa, togli, schiaccia nascondi così va via la barra sotto che disturba. Vedi che c'è una barra che dice interrompi condivisione, nascondi. Clicca su nascondi. Ecco, Perfetto. perfetto. Benissimo. Vi parlo un secondo con davanti questa slide che è importante. La forte specializzazione di Maison Fire e la nostra specializzazione nel settore del prodotto alternativo ci ha portato a conoscere quali siano tutti i più complessi dubbi che le persone manifestano prima di acquistare un caminetto. Oggi, più che mai, per restare a galla nel settore del cammino, è necessario essere dei professionisti dei cinque combustibili. Noi questo lo ripetiamo sempre. Quindi essere professionisti della legna, nel gas, nel pellet, nel bioetanolo e nell'elettrico. Ok? Perché? Scusa che adesso devo uscire da qui. Rieccomi. Sono ritornato io? Sì. Perfetto. Ecco. Ecco, questa filosofia del fuoco che nasce dall'acqua, dei caminetti elettrici. È il concetto di cammino che ha a cuore l'ambiente e il futuro. E questo, il tema dell'ecologia e dell'ecosostenibilità oggi è alla base di moltissimi mercati. Lo stesso vale ovviamente anche per i biocamini, utilizzano alcol di origine vegetale che durante la combustione non genera emissioni. Quindi il bello, quello che cerchiamo di portare noi è il bello della magia del fuoco, ma senza impatti ambientali e ecologici. Noi, i nostri prodotti rappresentiamo il futuro del mercato dei caminetti, secondo noi. Chi comprende questo concetto può avere più chance nel mondo della vendita e della promozione dei caminetti e anche delle stufe, ovviamente, del prodotto alternativo. Ok, vi dico solo brevemente chi è Maison Fire, per chi già non lo sapesse. Noi nasciamo 10 anni fa come parte di un gruppo che è stato in realtà inizialmente fondato nel 1962, quindi con una forte esperienza nel mercato dei caminetti e delle stufe tradizionali. E l'obiettivo di Maison Fire è proprio quello di offrire a tutti, ma a tutti, la possibilità di avere un caminetto. E che questo dovrebbe essere l'obiettivo di ogni rivenditore del settore, secondo noi. Per questo puntiamo molto al discorso 5 combustibili, esperti dei 5 combustibili, perché chiunque dovrebbe avere la possibilità di avere in casa sua un caminetto, a nostro giudizio. Ad oggi noi con il brand Maison Fire e Fire Motion, che è un altro brand del nostro gruppo, siamo leader in assoluto sicuramente nel segmento dei camini senza canna fumaria e siamo fortemente considerati nell'ambito dei caminetti a gas e dei tradizionali prodotti a legna. Siamo gli importatori, per chi non lo sapesse, di brand come Faber, Morso, Attica, Schmidt, Metal Fire. Ci siamo specializzati con i fabbricanti nord europei, aziende leader nel mercato nord europeo. Io personalmente vi faccio un brevissimo appunto sulla mia storia personale perché forse può essere un po' vicina a quella di molti associati del gruppo, del gruppo Ancus, perché sono un caminettaro, un nato caminettaro, quindi
sono nel mondo della biomassa da più di 25 anni e da 2 anni sono responsabile di Maison Fire. E mi sono avvicinato a Maison Fire quando ho realizzato che con soltanto la biomassa legna il futuro era un po' grigio. Maison Fire si impegna a promuovere il rispetto dell'ambiente, il bello della magia del fuoco, ma senza impatti ecologici. E questo è il futuro del mercato dei camini, quindi ho deciso di farne parte. La nostra sede sta in Brianza, siamo nel cuore della Brianza, quindi nel distretto più importante del design europeo, e per questo collaboriamo anche con principali rivendite italiane e molti studi di architettura, di designer, di studi tecnici, di contract. Lavoriamo in Italia e anche in 25 paesi stranieri. Ok, chiudo qui la premessa di chi siamo. Entro un pochino più nel vivo, che trattando prodotti decorativi senza canna fumaria e gas, ogni giorno noi visioniamo tantissimi progetti che molte volte possono risultare anche al limite della fattibilità. Se arrivano sulla scrivania, soprattutto il nostro ufficio tecnico, progetti veramente estremi, dove al momento ti si rizzano i capelli in testa, soprattutto chi lavora nell'ambito del design e dell'arredamento spera di poter inserire un camino nei contesti più pazzeschi. Ovviamente con la nostra esperienza cerchiamo, quello che facciamo è con le dovute maniere, ma di aggiustare il tiro, quindi diamo i consigli su come sia meglio agire e soprattutto quale sia il prodotto più indicato da utilizzare, perché per quanto la categoria sia quella di prodotti decorativi, ci sono alcuni prodotti più idonei di altri e di diverse situazioni che impongono l'utilizzo di uno o di un altro, e il consiglio nostro diventa fondamentale. Però il fulcro dell'argomento è sempre lo stesso. Il fuoco è parte della nostra cultura. Noi siamo degli innamorati del fuoco e degli innamorati della fiamma. Non vogliamo essere visti come quelli del camino finto, perché non è così. Noi anzi ci avviciniamo quasi di più delle altre aziende al mondo del design e dell'arredamento con un caminetto, uscendo un pochino dalla logica del solo riscaldamento, che poi vi spiego perché. In Italia comunque i camini sono sempre stati a legna, tendenzialmente i caminetti. Se avevi una canna fumaria potevi avere una casa col camino, ed è una caratteristica che, se ci fate caso, viene sempre evidenziata anche negli annunci immobiliari. Io apro una rivista, un book immobiliare, e se c'è la possibilità di scrivere casa, salotto con camino, lo metto. Questo perché? Perché è un valore aggiunto, camino, importante, che fa crescere di valore un'abitazione e il valore percepito di un'abitazione. Anche sfogliando una rivista di design, avrete fatto tutti, quando apri una bella rivista di design su un salotto moderno o classico, quello che sia, c'è sempre un camino là dentro. Un fatto molto importante da tenere in considerazione e che vi potrà far riflettere è che nel nostro paese ci sono 18 milioni di abitazioni. Solo 6 milioni hanno la canna fumaria. Quindi escludere il segmento dei camini decorativi e non specializzarsi anche in quelli a gas comporta che una massa enorme di operatori come voi del settore si mangino e si contendano la fetta più piccola. Pensate che forse tra questi sfortunati possessori della canna di canne fumare, 12 milioni di abitazioni non ce l'hanno e magari la desiderano un camino. E questo è un elemento da tenere in forte considerazione. Che cosa è cambiato nel mondo dei caminetti? Primo, lo sappiamo tutti bene, primo è l'obbligo della canna fumaria a tetto, qualche anno fa ci ha portato a dover portare le canne fumaria a tetto, poi le certificazioni di installazione, i libretti di impianto, la manutenzione biennale, le rigide legislazioni e il problema legato alle emissioni. Stanno disincentivando il pubblico alla scelta dei prodotti tradizionali a legna o a pellet.
Un altro fattore è che a livello generale le abitazioni sono sempre più piccole, la classe energetica degli immobili è sempre più alta, il caminetto come fonte di calore oggi non è più così fondamentale, ci sono i serramenti a taglio termico, ci sono i cappotti, le caldaie a condensazione, il riscaldamento pavimento, quindi proprio come oggetto da riscaldamento è sempre più una nicchia a chiederlo. E un terzo fattore importante è che la vita interna a casa della gente è cambiata. Le famiglie sono meno numerose, le persone rientrano a casa tardi, io sono tra quelli. Il nostro Alessandro Gatti, però credo che li faccia tutti, e sono sempre anche più propense agli agi, alle comodità. Questo è stato la fortuna del pelle. Perché la comodità? Accendo la stufa, scaldo l'ambiente con un clic del telecomando, e questo non l'abbiamo scoperto noi, è da anni che è così. Quindi gli agi, le comodità e la voglia di star dietro a una combustione tradizionale è sempre più rara. Adesso io mi fermo un secondo perché ho fatto questa larga e ampia presentazione per farvi capire più dettagliatamente qual è il messaggio che noi vogliamo portare con questa diretta. E lascio un attimo la parola a Alessandro Gatti, il manager, così introduce anche lui due parole sull'argomento. Buongiorno a tutti, io ridacchiavo da qualche minuto perché ti sei presentato e hai detto sono il direttore di Maison Fire, quindi mi hai licenziato. Tu sei il direttore commerciale, io sarei il direttore Ti ho alleggerito. di Maison Fire. Mi hai alleggerito dell'incarico, io ti ringrazio. All'americana, quindi prendo un cartone, metto dentro le mie penne e le mie cose stasera e me ne vado, ho finito il webinar. Allora, io sono Alessandro Gatti, con tanti di voi ci conosciamo, con altri invece purtroppo non ho avuto ancora la fortuna di incrociarmi. Io sono come Luca, un caminettaro puro, cosa vuol dire? Mi sono laureato nel 1998 e ho aperto il primo negozio di camini della nostra azienda, esattamente il mese della laurea. E sapete, il 98 era un altro mondo, dopo vi dico qualcosa sulle fasi che ha avuto la distribuzione di camini nel nostro mercato dal 98 ad oggi, ma dico, io ho iniziato lì, primi anni splendidi, tutto era facile, chi di voi è di lunga data nel settore lo sa, almeno fino al 2003-2004, nel 2003, se non ricordo male, nel 2004 abbiamo fondato il primo portale online, il primo e-commerce dedicato esclusivamente al mondo del camino e delle stufe in Europa, quindi tradotto in lingue, in Francia, in Germania, abbiamo fatto lavori splendidi, abbiamo continuato ad aprire sedi, ma dal 2009 io ho smesso di occuparmi dal punto di vista proprio operativo, quotidiano, della nostra azienda al dettaglio e ho fondato Maison Fire. Perché? Per passione. Perché ho ritenuto ci fosse una nicchia veramente poco sfruttata in Italia rispetto all'estero, che è quella del camino senza canna fumaria. Quindi dal 2009 faccio il responsabile operativo di Maison Fire e lì che cosa facciamo? I produttori, perché disegniamo, facciamo fare a carpenterie anche esterne, però diciamo sei tu il produttore quando tu, in realtà tutti i vostri fornitori fanno delle fasi, ormai lo sapete. Assembliamo, abbiamo il nostro prodotto, dopodiché abbiamo iniziato a comprare all'estero i motori elettrici facendo uno splendido accordo nel 2011 con la multinazionale mondiale che ha il 90% del mercato al mondo dei camini elettrici. Noi siamo gli unici referenti per l'Italia e questo è un capolavoro perché vuol dire avere bloccato e tenuto fuori praticamente tutti. L'elettrico è un settore incredibile, incredibile che produce milioni, soprattutto è molto molto poco conosciuto. Perciò i rivenditori guadagnano forte, purtroppo è così ragazzi, più è distribuito un prodotto, meno si guadagna. E quindi siamo produttori, importatori, ho una passione spiccata per il mondo digitale, quindi ho cofondato, faccio parte di molte start-up innovative, ho aperto società in altri paesi, in Spagna, in Romania, negli Stati Uniti, la mia grande passione, dove io ho cercato di imparare quello che non ho imparato all'università, perché è un mondo splendido. Allora, questa è la storia della nostra azienda, quindi 98, il primo negozio di camini, a un certo punto si sono biforcate le strade dell'azienda retail, è stata fondata Maison Fire, che è proprio un'altra realtà, che ha altri dipendenti,
sempre fa capo allo stesso gruppo, come tante altre ormai, e Maison Fire è l'azienda che in Italia ha una quota del piccolo mercato, segmento dei camini senza canna fumaria, penso almeno il 70%. In pratica facciamo tutto noi, ma perché? È anche una questione, oltre che di quando hai iniziato, quindi quando tu hai riempito il mercato, di cosa comunichi, di come comunichi. Noi siamo l'unica azienda del mondo del fuoco in Italia che quando imbrocca la foto giusta pubblicata fa 500.000 di visualizzazioni. Vi garantisco che i grossi produttori della legna che magari fatturano sì 20 volte più di noi o 10 volte più di noi non hanno questa visibilità, non hanno questa visibilità perché non sono come noi una macchina di marketing che viene dal mondo del design. Siamo anche fortunati, è la zona dove siamo, no? Oliform, Molteni, diciamo, e tutti i grandi nomi sono a 5 km da noi, quindi per noi è abbastanza facile. Allora, quali sono le... Scusate. Ok, quali sono quindi queste falli del nostro mercato, per chi saranno cose banali da dire, per chi è nel settore come voi da tanti anni? Allora, io non so, prima, ho iniziato nel 98, era tutto facilissimo, io la chiamo la fase circa fino al 2015, fino al 2005, scusate, la fase del passaparola, cioè fare bei lavori, avere le marche belle, lavorare bene voleva dire in pochi anni riempirsi di il padre che ti porta il figlio, il vicino di casa, l'amico, i clienti di ritorno, perché la gente, l'economia funzionava, quindi la gente migliorava la propria vita, cambiava casa sempre nella vita, comprava la villetta, la porzione immobiliare, quindi ritornava, cioè il passaparola era bellissimo. Perché? Perché i protagonisti del settore erano i bravi. Se tornate indietro fino al 2005, due terzi di chi vende camini oggi non c'erano, gli storici però c'erano quasi tutti, i bravi c'erano tutti, quelli competenti c'erano tutti. Purtroppo è arrivata una grande opportunità, ma che è stata gestita come una piaga per il nostro settore, che è la stufa pellet. Il mondo cambia circa nel 2004-2005. Il nostro mondo italiano dei produttori è sempre stato fatto da 4, 5, 6 nomi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Quindi è un oligopolio, non è una concorrenza perfetta. In 100 non ti metti d'accordo. In 5 o 6 ti puoi guardare in cagnesco ma fare tutte le stesse cose. Cosa hanno fatto? È arrivata la frammentazione del mercato. Quindi dal 2005 al 2013-14, diciamo, abbiamo assistito alla moltiplicazione dei rivenditori. I grossi brand italiani, che voi conoscete tutti, avevano magari 500 rivenditori. Ora ne hanno 4.000. La domanda è cresciuta, la stufa pellet si è sommata al camino, è arrivato il momento che i distributori di camini, i loro rivenditori storici, potessero beneficiare di questo, rimanere padroni della loro zona. Cosa hanno fatto? Hanno frammentato le zone in 4, 5, 6. Quindi è una cosa, dal punto di vista di chi è laureato in economia, ha studiato queste cose come me, assolutamente condivisibile, non carina per la distribuzione. Tenere i distributori frammentati e poveri è il gioco dei grossi produttori, perché se non avessero fatto questo avrebbero avuto clienti da... io mi ricordo la mia Fapir comprava, ha sempre avuto tanti fornitori, ma dai grossi comprava il 500.000, in vecchie lire, da uno, dall'altro. Quando sono arrivati gli euro c'era un marchio al quale compravamo 450.000 euro, il secondo 300.000 euro. Ecco, avere una situazione con rivenditori che ti comprano 2 milioni è un rischio per un produttore, quindi la frammentazione c'è stata per quello. L'oligopolio, essere pochi i rivenditori, ha creato questa frammentazione distributiva e hanno introdotto un ulteriore colpo di grazia, la prestagionale. La prestagionale è quello che ha reso poveri i rivenditori dei camini. E io, che ho costruito la mia azienda per vendere ai rivenditori, dopo essere stato rivenditore, l'ho costruita sulle esigenze dei rivenditori. Cosa vuol dire? Perché noi non facciamo prestagionali? Perché non ci fa piacere vendere a febbraio o marzo roba che ci leviamo dalle balle del magazzino? Certo che ci fa piacere, però noi abbiamo la possibilità di spalmare i prodotti che rimangono, magari che non piacciono o che ne abbiamo fatti troppi. In un mercato così ampio voi non l'avreste. Quindi il rivenditore, quando ha 40 pezzi a magazzino, è rovinato con l'obsolescenza di oggi. Perché? Perché cambiano i gusti, perché ora non riesci più tanto a vendere le cose esposte. Allora,
Arriviamo al 2013-2014, i produttori hanno iniziato a avere grossi problemi, prima cosa il mercato interno del camino della stufa che è stato troppo pompato, hanno dato le stufe alla grande distribuzione, insomma sapete tutti cosa è successo. Ha iniziato a avere dal 2015 poi un importante tracollo dei volumi. È arrivata la terza fase, quindi dopo il passaparola, dopo la disgregazione del mercato, la specializzazione di alta gamma. Cosa vuol dire? Vuol dire che i produttori non hanno più potuto frammentare e riversare prestagionali. Perché? Perché i conti economici dei rivenditori sono diventati troppo deboli, quindi semplicemente non se lo potevano più permettere. Non so, il caso di Gravelli ha fatto prestagionali e non ha preso 6-8 milioni di euro. Ecco, quando spingi troppo poi li distruggi i rivenditori. La specializzazione alta gamma cosa vuol dire? Allora, il numero dei rivenditori finalmente ha iniziato a scendere, premiando quindi le persone capaci. E per poter sopravvivere, i rivenditori storici, i rivenditori che hanno voglia di esserci tra 5 anni o 10 anni, o quantomeno cercheranno, hanno iniziato a specializzarsi sull'alta gamma, una cosa che non si faceva prima, attenzione, a parte pochissimi, quando è arrivato il boom delle stufe pellet, tutti hanno voluto vendere le 6 kW, le 8 kW, capito? Non per forza solo le cose da migliaia e migliaia di euro. Quindi, specializzarsi in alta gamma, e tutti gli operatori che si specializzano nell'alta gamma, e per alta gamma intendo una consulenza specializzata fatta bene, la creazione di rivestimenti, il montaggio fatto in una certa maniera, il risolvere ogni tipo di problemi e in questo momento il disporre di tutti i tipi di camini. Cioè quello che vi ha accennato prima Luca, la figura dell'esperto dei 5 combustibili, è esattamente questo. Arriva un cliente nello showroom, progettagli un camino meraviglioso, rimanda alla fine se lo vuole a legna, a gas, a pellet, a bioetanolo o elettrico, perché sono 5. Perché? Perché se il cliente lo ascolti, i giovani ad esempio che hanno la casa di 70 metri, tornano alle 8 la sera, vogliono farsi gli aperitivi fuori, la casa a riscaldamento, pavimento e il cappotto, il camino a legna non gli serve. Devi farglielo capire. Capito? Ecco, noi, ripeto, l'ha detto Luca e io lo ripeto, non è che siamo nemici del camino a legna, anzi, noi siamo nemici dei rivenditori poveri. Cioè noi siamo nemici della distribuzione debole, perché non facendo prestagionali non vogliamo rivenditori poveri, non ce ne frega niente, capito? Però ci interessano rivenditori che riescano a catturare tutta la domanda di tutti i tipi di camini sul loro territorio. Quindi queste sono le tre fasi, ricordatelo, il passaparola fino al 2003-2004, l'esplosione, la distribuzione del mercato insieme alle stufe a pellet, quindi la disgregazione, il numero di rivenditori passato da 1.000, 8.000, 10.000, e la terza, la specializzazione dell'alta gamma. Il virus che cosa ci ha insegnato? Che quello che il percorso che potevamo fare in più anni, ossia deviare gli showroom verso l'alta gamma, imparare a progettare bene, avere le nostre foto, fotografare i prodotti, pubblicarle, avere la pagina Facebook, avevamo tempo per farlo ancora, ora non c'è più. Perché? Perché i rivenditori sono in difficoltà, sono stati 3 mesi schifosi, ma sono stati 3 mesi dove gli intelligenti hanno chiesto come andare avanti. Noi sono mesi che io e Luca facciamo webinar, spieghiamo ai clienti. Oggi ho fatto 2 ore stamattina al telefono con un rivenditore del Veneto, bravissimo peraltro, che mi ha chiesto tutto su come riprogettare la sua azienda, perché leggono i miei materiali, perché fanno parte del nostro club di venditori, noi facciamo tanta formazione ai nostri clienti. Allora, quindi la nostra azienda, se questa è la situazione, l'alta gamma di prodotti poco distribuiti e personalizzabili, perché i nostri elettrici e il nostro bioetanolo all'80% vengono personalizzati dai rivenditori, non finiscono nel mercato come li vendiamo noi, perché sono tutti da incasso ormai, quindi diventano parte di qualcosa di più bello, dove il rivenditore riesce a vendere 1.000 euro per un cubo di cartongesso con 2 nicchie, 500 euro per una lamierina nera schifosa che mette come portalegna, capito? Ci sono opportunità nel mondo del camino di design che hanno una marginalità molto superiore al pellet e la legna, semplicemente perché sono business più maturi, e il business più maturo ha meno profitti nella distribuzione. Queste sono le regole. Quindi tutti i nostri prodotti sono fatti così. Le cose che importiamo, pensate a Metal Fire, pensate a Faber, pensate a Schmidt, pensate dov'è il punto vendita più vicino a voi. È lontano,
È lontano. Metal Fire noi non ne diamo più di 3-4 per regione. Chiedono in 100, ne diamo 3. Perché? Perché sono prodotti che hanno bisogno di competenze. Noi spieghiamo, facciamo i collegamenti Zoom, istruiamo i venditori, noi diamo lo script che è tutto quello che devono dire i venditori che voi avete in showroom, se non siete solo voi. Noi diamo il testo proprio di tutti i punti salienti della trattativa, cosa fare prima, cosa fare dopo. Noi facciamo una formazione devastante per insegnare ai rivenditori che cosa? Che ci sono dei prodotti con i quali puoi non accontentarti di aprire la porta. Siccome il passaparola tradizionale non esiste più, oggi, se voi semplicemente aprite la porta, morirete tutti. Morirete tutti, parlo dei negozi, perché? Perché non è sufficiente. Oggi devi andare fuori a cacciarti i clienti, oggi devi presidiare gli studi di architettura, i contract, oggi devi vendere ai bar e ai ristoranti, che sono gente che spende, lasciate perdere questa parentesi di disgrazia che hanno avuto, agli hotel, anche qui lasciamo perdere la parentesi terribile anche per quel settore. Questi sono quelli che investono. Ma voi come fate ad andare, con tutto il rispetto, col catalogo della Nordica, o del Cambio, della Palazzetti, aziende meravigliose, gente che guadagna 100 volte me, quindi tutto il rispetto del mondo, loro sono aziende, noi siamo uno scherzo. Però sono aziende dove se tu prendi, vai dall'architetto e gli porti il catalogo, non hai lavorato per te. E noi insegniamo ai rivenditori a partire con le nostre foto, vi diamo 100 foto meravigliose, tappezzate il vostro showroom, fate il book fotografico, usate i nostri materiali, però dovete iniziare man mano che fate bei lavori a fotografarli anche voi, a scrivere la descrizione, a sostituire alcune nostre con le vostre, perché purtroppo non c'è un'altra maniera di lavorare che prendersi l'alta gamma della propria zona. Ricordatevi che lottate per la clientela intorno a 10-15 chilometri, se fate tutto, se combattete anche per il povero. Se lottate per l'alta gamma, ci sono rivenditori, Venturato a Padova, Fapira a Calatrianza, che è la prima dove ho iniziato, anche se ora lui è anziano, Tuppino a Alba, fatemi pensare il Caminetto, che ora fa parte del nostro gruppo Fumisteria Vigorelli a Milano, Pistolesi in Toscana, cioè ve ne potrei dire mille, non li conosco tutti, non mi vengono adesso, noi abbiamo 1800 rivenditori, ma la grande maggioranza è in altre nazioni, ne abbiamo però tanti, tante centinaia anche in Italia, ci mancherebbe. Da questi di rivenditori ci vanno 4 province. Cioè c'è il rivenditore che fa fatica a arrivare alla fine del mese e c'è il rivenditore che quando apre lo showroom arrivano da 4-5 province intorno. Si arriva solo comunicando in una certa maniera e disponendo di determinati prodotti. Noi siamo sconvolti quando vediamo il tabulato clienti a fine anno e abbiamo rivenditori Maison Fire del mondo del camino che comprano 100.000, 200.000, 300.000 euro da noi. Perché? Perché sono riordini. Perché non è come nella legna che fai uno showroom e la fattura 80.000 euro di campionatura. Noi, quando hai speso 5.000 euro, hai voglia, cioè, hai voglia. Se spendi 10, sei fatto anche Camino a Gas della Madonna. Ma noi, il fatturato è tutto riordini. E quando riordini sono di centinaia di migliaia di euro, ragazzi, sono soldi, 100.000 nostri li rivendi a 170 e rivestiti sono 300. Io vi dico, i numeri sono, e su 300 ne fai 130 di margine, non 30 come nella legna al pellet dei soliti brand. Quindi la strada ce la insegnano i numeri sono questi. Noi col mercato, ripeto, siamo piccoli, noi siamo uno scherzo, non siamo un'azienda. Noi tra distribuzione diretta, proprietà, tra distribuzione Italia, l'estero no, perché altri continenti sono fatturati dagli Stati Uniti, però dico, noi siamo un'azienda che arriva a malapena a 7 milioni, voi pensate il colosso, i colossi italiani sono aziende da 120, 130, noi siamo piccoli, però cadesse il mondo, ogni pezzo nostro fa guadagnare un rivenditore. Perché? Perché i prodotti sono innovativi, pensate all'elettrico d'acqua, non è che ce l'hanno tutti, cioè devi cavalcare questi temi, ma un modulino braccio costa 1.000 euro, fai un cubo di cartongesso, sono 2.000, una volta che hai dato 480 euro a noi, il resto cioè, te lo sei messo in tasca, capito? Ecco, e soprattutto non c'è impianto, non c'è il libretto, non c'è la certificazione, non c'è il post vendita. Però noi insegniamo ai rivenditori a mettere il loro adesivo, sempre a brandizzare i prodotti, a seguire il loro di stile, così creano avviamento commerciale. Perché quando hai venduto la stufa pellet
nella marca solita, dopo 2 anni il cliente non sa più, ha quella in casa, non ha più dove la comprare. Quando hai costruito un bel camino elettrico a bioetanolo, un camino a gas della Madonna, con un rivestimento bellissimo, ma anche un bel camino a legna, pensiamo a Metal Fire, pensiamo a Schmidt, sono delle cose meravigliose, sono aziende che fanno in su misura. Metal Fire fa su misura a gas, su misura a legna, sia aperto che chiuso. Ragazzi, per gli architetti è una pacchia, ma porti il catalogo Maison Fire, chiedo scusa, Metal Fire, oltre a quello Maison Fire, a un architetto, c'hai 3 province libere intorno. Se porti il catalogo, cioè, no, non vale la pena spendere perché è per i prodotti commerciali. Voi dovete imparare a, voi lo sapete già di sicuro, ma dico, la strada è seguire questo, l'alta gamma, mettere la faccia fuori dal negozio, specializzarvi in qualcosa di bello. Noi la nostra azienda l'abbiamo creata per quello, proprio perché siamo rivenditori. E Luca è con noi perché? Perché il suo percorso è questo. Il suo percorso è, ha fatto il rivenditore e poi ha fatto il direttore Italia di altre aziende, capito? Perché quando arrivano i manager da, che ne so, dalla Microsoft o dall'altro, disfano tutto, perché il nostro settore vive di empatia col cliente, fiducia, l'installazione che se fatta male è un disastro, ci sono rischi, capito? Quindi non è come vendere gli aspirapolveri, voi lo sapete quanto è complicato. Dai, faccio continuare Luca, sperando di avervi detto qualcosa di utile per voi, che senz'altro conoscete, ma almeno un riepilogo. Comunque sono qua per le domande finali, eh? Grazie. Grazie mille Alessandro, spero vi abbia portato informazioni utili per proprio le vostre iniziative come rivenditori. Io ora invece scendo un pochino più nel vivo della gamma dei nostri prodotti, dell'utilizzo dei nostri prodotti. Vorrei partire però in particolare mostrandovi un'immagine che è facilmente un argomento che conoscete. Un secondo che arriva. Eccolo qui, lo vedete? Questo è la fiamma di un camino a gas di oggi. Voi avete notato come è radicalmente cambiato il mondo dei caminetti a gas. La fiamma dei camini a gas di ultima generazione è qualcosa di incredibilmente bello. Cioè è esattamente o quasi esattamente come guardare un camino a legna che arde. C'è la brace sotto e soprattutto da quando dei ceppi di legna ceramica sono stati inseriti all'interno i bruciatori, le fiamme si sono alzate, si sono riempite, si sono fatte corpose, il colore è scaldandosi il ceppo di ceramica e anche la camera di combustione, il colore della fiamma non è da gas, è da legna, è un arancione, un giallino, quindi un camino a gas di ultima generazione non ha niente a che vedere con i precedenti, ma i precedenti non di 100 anni fa, i precedenti di 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ancora adesso in commercio e commercializzati. Quindi questo era per proprio farvi comprendere come il mercato del caminetto a combustibile alternativo ha avuto una crescita pazzesca. Perché c'è domanda, ovviamente. L'evoluzione ha inevitabilmente dato spazio ai prodotti alternativi e non lo diciamo noi, basta conoscere il mercato per intuire che la presenza di prodotti a gas o decorativi senza canna fumare è sempre più prepotente. Le grosse aziende, dicevo prima in una chiacchierata webinar, è che la maggior parte delle aziende adesso sta investendo nel mondo camino a gas, ok? E voglio anche mostrarvi un video di come arde. Questa è la fiamma di un camino a gas in funzione attuale, un camino a gas di ultima generazione. E noi nei camini a gas non siamo abituati a avere questo tipo di fiamme, a meno che già non avete provato a installarne di ultima generazione. Che cosa distingue Maison Fire? Che da anni noi dedichiamo tante risorse alle campagne marketing, perdonate che è un po' laborioso, ci sono.
ci impegniamo proprio in campagne di marketing, in promozione con PR, sia online che offline, e questo ha fatto sì, per nostra fortuna, che dominiamo il segmento del cammino alternativo, perché siamo professionisti di questo settore, ci siamo specializzati in questo, e a differenza dei nostri competitor che si sono focalizzati nella biomassa e basta, e siamo i soli ad essere arrivati con questo tipo di articoli nella testa del pubblico. Quindi, che cosa rende vincenti quei prodotti alternativi elettrici o bioetanolo in questo caso? Che sono installabili ovunque, perché sono senza canna fumaria, e questo è il vantaggio prioritario. Non servono opere murarie importanti per installarli. Potete accontentare un cliente che ha poca disponibilità economica creandogli una cosa semplicissima, come invece fare cammini importantissimi. Non c'è nessuna manutenzione, non vanno richiesti permessi per installarli, niente sporco e stoccaggio di combustibile, e sono sempre pronti ad utilizzo senza doverli pulire. Quindi, innanzitutto è bene importantissimo che voi sappiate che il mercato dei caminetti decorativi senza canna fumaria è frazionato in 30% bioetanolo e 70% elettrico, quindi è prevalentemente elettrico, soprattutto elettrico ad acqua, che è la categoria di camino senza canna fumaria più diffusa nell'ultimo periodo. Una minima parte è generata invece dai prodotti elettrici tradizionali, cioè quelli con la proiezione di una fiamma su uno sfondo, ma è una percentuale minore. Il grosso è il camino elettrico ad acqua. Vi torno a mostrare gli articoli dalla presentazione. Secondo, perché per chi non conoscesse il prodotto elettrico ad acqua e cosa può, lo vedete? Siamo tornati qua, scusate. Questa è un'esecuzione di un camino elettrico ad acqua. Questa è una realizzazione che è stata presentata al Salone del Mobile a Milano, in collaborazione con la Polyform, quindi entriamo nelle più importanti firme. Si può dire apertamente che i caminetti elettrici sono i protagonisti un po' del design moderno, per la loro semplicità, unita ovviamente all'impatto estetico e scenico, sono sempre più scelti in ambito di architettura di interno, di arredamento, e anche dal pubblico logicamente. I camini elettrici sono, accennavo prima, divisi in tre categorie: elettrici ad acqua, elettrici tradizionali ed elettrici a fiamma proiettata. Gli elettrici ad acqua, i più diffusi, in sintesi come funziona? Attraverso una tecnologia ultrasuoni ad immersione in un serbatoio d'acqua, caricato con normalissima acqua, con un gioco di luci creano un effetto di un braciere fumante incredibilmente realistico. Quindi decisamente questi prodotti hanno rappresentato la risposta a tanti problemi di operatori del mondo del design, laddove si vuole creare un camino particolare, scenografico, come questo dell'immagine, un'isola in mezzo a un salone. Non è proprio un giochetto farlo con un camino con canna fumaria. Nel mondo del non canna fumaria questa è una realizzazione all'ordine del giorno praticamente. Ecco, i punti di forza, quindi quali sono? La fiamma realistica, perché la nebulizzazione colpita dal taglio delle luci genera questo effetto fiamma unico. Ecco, qui vi mostro anche un video. Forse devo togliere la... Vabbè. Spero lo vediate tutti. Ci parlo sopra. La versatilità è un elemento fondamentale anche. Perché? Perché il camino... Scusate che esco da qua un'altra volta. Ritorno da voi. Ecco, dicevo, la fiamma, che come avete visto dal video e dalle immagini, è realistica, la nebulizzazione fa proprio un effetto fiamma, baffo di fiamma,
la versatilità, perché si possono installare dappertutto, in un cartongesso, in un legno, senza limiti veramente alla fantasia. Sono economici nell'uso, questo è un fattore fondamentale, perché se all'acquisto un camino elettrico costa di più di un camino a bioetanolo, perché ovviamente è una tecnologia più sofisticata, ci sono parti elettroniche all'interno, però nell'utilizzo, nell'uso quotidiano, il vostro cliente vi dirà sempre grazie. Lui accenderà ogni giorno un caminetto che consuma circa 200 watt all'ora, cioè 4 centesimi di euro all'ora di consumo, e un litro d'acqua del rubinetto, non esiste niente di simile. E in un camino che è scenografico, in un salone, quanto un camino a legno. La durata anche di una carica di acqua con effetto fiamma è di 10 o 12 ore, quindi non è un camino che uno deve stare con la canna dell'acqua a riempirlo costantemente. Il potenziale scenico è quello indubbiamente che fa vincere questi prodotti. I nostri moduli brace, che sono dei liberi posizionamento, sono installabili in linea, quindi sono moduli che arrivano fino a un metro e sono installabili in linea, collegati via Bluetooth col telecomando, fino a 8 elementi. Quindi uno può creare un braciere largo 8 metri con zero fatica e zero difficoltà, basta la presa elettrica e installare le macchine. Quindi esiste anche una funzione riscaldamento, ma è veramente in secondo piano da noi, in questa categoria riscaldamento, perché è un prodotto che principalmente ha funzione estetica. Chi lo desidera ovviamente può anche acquistare camini elettrici o elettrici ad acqua con la funzione riscaldamento. Soffia aria calda, copre superfici sui 20 metri quadrati con un assorbimento che va, e anche un calore ovviamente ceduto all'ambiente, che va da 1 a 2 kW. Ok? Quindi dicevo, i più diffusi sono questi moduli liberi che si chiamano brace, vanno da 25, 40, 50, 60, 70 cm, un metro, e installabili in linea. Poi ci sono diverse finiture, c'è la possibilità di mettere un top di legno oppure un top di metallo, come avete visto nelle immagini, camini decorati con la legna vera hanno un top di metallo e il cliente metterà un bel ceppo di legna nodoso che trova in riva al mare o al fiume e lo va a appoggiare sul camino per dare un senso ancora più di reale, oppure con i nostri top di legna fitta, in questo caso sono scocche di resina, materiale plastico già fatte, illuminata internamente con dei LED che danno un effetto brace viva. La carica dell'acqua su alcuni modelli può avvenire collegando direttamente l'impianto alla rete idrica. Questo è comodissimo, io collego il mio camino all'impianto e non devo neanche stare quelle ogni 10 ore a dover caricare il serbatoio, soprattutto nelle strutture commerciali, negli showroom può darsi, non è necessario al 100%, però è più comodo. Ma pensate ai ristoranti, pensate alle hall degli alberghi, alle camere degli alberghi. Noi lavoriamo fortissimo nelle stanze degli hotel, nelle camere delle abitazioni, perché un camino elettrico non ha nessun problema, può essere installato in un ambiente dove uno dorme. Poi, ecco, dicevo, esistono i camini, quelli elettrici tradizionali, sono chiusi col vetro, questi hanno quasi sempre anche la funzione riscaldamento, non generano ovviamente il fumo che è creato invece dai camini elettrici ad acqua. C'è un ologramma sullo sfondo che riproduce, simula dei baffi di fiamma, è generato da un gioco di luci LED. Arrivano anche a grandi dimensioni questi, che si può cambiare i colori all'interno dei focolari. È una categoria che ha prezzi anche più contenuti, forse anche questo che fa un po' più forte cioè rende ancora interessante quel segmento, che piano piano lo sta mangiando il camino elettrico d'acqua. Ecco, se qualcuno vuole approfittare ora di farmi qualche domanda su questa categoria dei camini elettrici, se no poi passo a parlarvi un po' anche dei camini a bioetanolo. Tutti disattivati gli audio. Ok, io allora vado
proseguo col mio discorso, passo al cammino bietanoro, così la formazione va a coprire anche l'altro segmento. Il cammino bietanoro, seppur soffra abbastanza fortemente la crescita dei cammini elettrici, è e rimane un fenomeno del mondo dell'interior design, perché è sempre comunque stato inserito, gli architetti, i professionisti partono, arrivano da noi con la domanda di un cammino bietanoro, molto spesso perché non conoscono l'elettrico ad acqua, poi avendo a che fare con noi conoscono questo tipo di prodotto e si avvicinano e comprano magari poi alla fine il cammino elettrico ad acqua. Ma la domanda ancora molto spesso nasce dal cammino bietanoro, quindi questo è importante che per tutti quelli che sono collegati, che sono rivenditori, non fermatevi alla prima domanda del cliente. Il cliente arriva con la richiesta più strana con un cammino bietanolo, il cammino bietanolo non è sempre installabile, non in tutte le situazioni, ma forse quell'uomo poverino non conosce il cammino elettrico ed è la sua risposta e la sua soluzione. Luca? Sì? Forse sì. L'unica cosa che hai saltato è che effettivamente i camminetti elettrici ad acqua possono essere anche collegati all'impianto idrico per avere un'autonomia molto più lunga, per alberghi, ristoranti, posti dove... l'avevi detto, l'ho saltato io allora, non l'avevo sentito. Probabilmente hai avuto un vuoto nella ricezione, sì. Basta. Comunque è bene sottolinearlo sempre, perché molti si fermano al privato. Si frenano al discorso serbatoio, ma devo stare a caricare il serbatoio, ormai neanche più quelle minime fatiche si fanno più carico i clienti. Il fatto di poter collegare un cammino all'impianto idrico diretto ovviamente porta a un altro vantaggio. Ritorno al cammino bietanolo, così approfondiamo un attimo anche questi. Che cos'è innanzitutto il bietanolo? Per chi non lo sapesse, è un alcol quindi derivato dalla fermentazione di scarti vegetali. La combustione non produce fumi, ma solo anidride carbonica, quindi vapore acqueo e calore. La combustione del bietanolo è stata decretata come atossica, non serve quindi la canna fumaria, ma solo che il locale ovviamente che correttamente sia ossigenato, magari con una presa d'aria ambiente, un po' come facciamo quando installiamo una cucina. I biocammini, tempo addietro, erano molto spesso installati un po' come giocattolini, venivano comprati quelli da libero posizionamento oppure semplicemente quello da attaccare sul muro. Oggi non è più così. Il biocammino prevalentemente è un cammino da incasso, quindi noi creiamo degli incassi, quindi un focolare fatto e finito, con già predisposto al suo interno il bruciatore, quindi una struttura di metallo verniciata di nero, all'interno c'è il suo bruciatore più idoneo, ovviamente noi diamo già il bruciatore idoneo da mettere nella bocca di una certa dimensione. Ci sono incassi semplici oppure incassi isolati. Qualora un cliente dovesse inserire un incasso, vuole fare il cammino bietanolo o l'arredatore in un mobile di legno, è bene che si utilizzi un incasso isolato, perché sennò lì fa un disastro in quel mobile. Gli incassi sono di misure standard, ci sono frontali con lati aperti, a tunnel, trifacciale, il classico trifacciale oppure il trifacciale a penisola che adesso piace molto. Possono essere anche, noi li creiamo anche su misura, gli incassi che non facciamo su misura sono i bruciatori. Tra un attimo vi spiego perché. Qualora non si volesse utilizzare un incasso, si può inserire nei progetti direttamente un bruciatore a bietanolo. Bisogna però prestare attenzione a una serie di procedure di sicurezza. Perché? Perché qui parliamo di non più di cammino elettrico ad acqua, parliamo di un cammino a bietanolo. Il bietanolo spesso è sottovalutato. È un combustibile, c'è fuoco vero, c'è caldo, c'è calore e c'è pericolo. Quindi i limiti che coinvolgono i materiali che si impiegano nella finitura, gli isolamenti, le distanze di sicurezza sono da rispettare e sono indicate sempre nei manuali che arrivano insieme ai prodotti, e noi ci teniamo sempre a ribadire quando ci arrivano richieste: attenzione, mi spieghi meglio quello che vuole fare, perché ci sono dei rischi collegati. Il bioetanolo è un combustibile, scalda forte, più è lunga la fiamma, più scalda,
e diventa fondamentale stare attenti. Sono pochi, ma ci sono dei limiti dettati da una normativa, una normativa che è bene che vi conosciate, che è la EN16647. Perché io evidenzio queste cose? Abbiamo anche nel nostro mondo, spesso vediamo camini a bioetanolo, o ci chiedono, e li vediamo anche eseguiti da altri, camini a bioetanolo larghissimi, anche fuochi da 2 metri a bioetanolo. In realtà non si potrebbero installare. La normativa scandisce la marchiatura di sicurezza, ok, stampata sul bruciatore, che non si possano ribaltare. Se si ribaltano non deve uscire il liquido. Questo è un fattore importante. I nostri, per esempio, all'interno del bruciatore hanno una pietra che quando carichi il liquido si va a inzuppare, di conseguenza non c'è liquido libero all'interno. Ma è intuppato dalla pietra che poi si va ad incendiare direttamente. Ma soprattutto, fattore importante, è che la potenza massima di un camino bioetanolo deve essere di 4,5 kW, a meno che non ci sia la canna fumaria. Quindi se io faccio un camino largo 2 metri a bioetanolo che mi sviluppa 8 kW, perché è un fuoco lungo 2 metri, posso farlo, ma teoricamente dovrei avere una canna fumaria. E anche il liquido all'interno del bruciatore è sancito dalla normativa, non deve superare 3 litri. Un nostro bruciatore sulla dimensione da 80 contiene quei litri, ed è uno dei più grandi che facciamo. Perché ci fermiamo a 80 sul bruciatore? Perché non è bene andare più su dimensioni più grandi. Tant'è che le domande che ci fanno più di frequente: scaldano? Altro che se scaldano, non possono non scaldare, ma il calore prodotto è ceduto per irraggiamento diretto ed è tutto nell'ambito circostante al focolare stesso. Non sono pensati come un camino magari a legna o a pellet per acquisire il caldo prodotto dalla fiamma e portarlo in una struttura che ne dissipa il calore, me lo porta in un altro ambiente o me lo fa uscire in un determinato punto. Questi scaldano nel contesto, perché nascono come prodotti decorativi. La durata del combustibile è un'altra domanda che ci fanno spessissimo. Una carica di combustibile di bioetanolo dura circa 1 litro all'ora, più o meno consumano, e il costo del combustibile si aggira intorno all'euro e 2,50 ogni ora. Fanno odore? Chi vi avrà mai, ve l'hanno sicuramente chiesto a tutti sul cammino a bioetanolo. Ed è logico che fanno odore. Il bioetanolo è un combustibile. Quando mi avvicino a un camino, entro in una stanza con un camino a legna acceso, io anche chiuso col vetro, io lo percepisco l'odore classico della combustione della legna. Lo stesso avviene anche quando entro in un ambiente con un prodotto a pelle, è uguale anche su un camino a bioetanolo, ha un suo odore. Ovviamente, mentre brucia, l'odore è irrisorio, è minimo, però in fase di accensione e spegnimento si sente di più. La differenza la fa ovviamente come la qualità del liquido che utilizzi. Uno scarso combustibile ha una brutta fiamma e un cattivo odore, o comunque un odore più pungente. Ecco, quindi che sconsigliamo bruciatori enormi, ve l'ho già spiegato. Altre domande molto frequenti, ma se volete lì mi fate voi la richiesta specifica di entrarci nel merito, è se si possono installare con sopra le televisioni. Noi nel nostro blog è uno degli articoli più cliccato, quello come installare un camino bioetanolo con sopra una TV. È uno dei più cliccati. Perché? Perché la televisione attaccata subito sopra un camino bioetanolo può avere dei problemi. Bisogna stare a delle procedure che noi spieghiamo sempre ai clienti. Ok, io non voglio andare oltre tecnicamente sul prodotto bioetanolo, a meno che voi non abbiate qualche domanda in particolare da farmi. Non sento domande. Scusa Luca. Eccolo qua, Florindo caro. Normativa sul bioetanolo. EN? Te la ripeto? Sì. È la EN16647. Quando il Comitato Termotecnico Italiano ha voluto fare una normativa, ha chiamato me e qualcun altro, eravamo in tre del settore praticamente che abbiamo proseguito,
è stato un tavolo durato anni, abbiamo scritto la normativa italiana, dopo abbiamo mandato un rappresentante di noi a contribuire alla scrittura della normativa europea, che non è stato altro che la fusione tra la francese, l'italiana e la tedesca, infatti è molto simile, e poi ha prevalso la normativa tedesca, ma in pratica dovete pensare che i test sono stati fatti con i nostri bruciatori, e tutto, abbiamo regalato tutto noi all'ANFUS e avrò fatto 100 riunioni, no all'ANFUS, scusate, al CT, Comitato Piano Tecnico. È stata una bella esperienza, perché prima era terra di nessuno, si poteva fare qualsiasi cosa, e invece è stata utile. Scusi signor Gatti, ma a me risulta che in un qualche anno fa in Francia furono inibiti, non si potevano usare, vero o falso? No, non è vero. Allora, che cos'è che è stato vietato? È stato vietato il bruciatore tipo ciotola del cane, per i liberi in giro. Perché? Perché cosa succedeva? Col liquido libero, se il marito lo accende, poi quelli che si comprano in centri commerciali, capito? Poi gli si toglie aria e si spegne. Arriva la moglie dall'altra stanza, non sa che il bioetanolo è caldo, va lì con l'accendino, certo. C'è talmente tanta evaporazione sopra e scoppiano. Quindi sono successi un sacco di problemi, capito? Certo. E altra cosa, tutti quei biocamini giocattolini, tipo le lampade da mettere sul tavolo, quelli simili candela, avete presente? Tutti certo. Quelli, quando gli dai un colpo, col bruciatore, col liquido libero, va in giro il bioetanolo e serve l'estintore per il bioetanolo, non lo spegni, capito? Mentre i nostri bruciatori, se li butti per terra, si spengono, non certo. Esce, non prendono più aria girandosi e si spengono, appunto. Cioè, no, non i nostri, però ora dovete pensare che per essere lecito non è un mestiere da cantinaro. Cosa vuol dire? Ci sono dei rivenditori che cosa fanno? Delle sculture meravigliose di carpenteria, fanno il bruciatore rotondo con dentro 10 litri per gli architetti. Ragazzi, è una responsabilità, va in galera. Bruciatori, usate sempre quelli marchiati di un produttore, nostri o di altri, di un produttore di un certo tipo, capito? E se possibile con 3 litri a bordo e 4 kW. Noi abbiamo un bruciatore che sborda un po', che è l'80. È un pochino una forzatura, perché il mercato li vuole anche lunghi, ma quando vedete che ci sono aziende che hanno bruciatori con dentro 12 litri e tutto, ragazzi, sappiate che è vietata dalla normativa. Cioè, se non gli fai la canna fumaria, gliela puoi fare, però si entra poi nei camini domestici, devi avere la canna fumaria, capito? Ecco, la domanda mi viene spontanea. Ci vogliono dei requisiti per fare la posa di un cammino a bioetanolo? Zero, è un prodotto decorativo. Se comprati in otto, sono tutti nei limiti, sono tutti prodotti decorativi, quindi non hanno né capito la canna fumaria, hanno la presa d'aria, attenzione, parlo di bioetanolo, l'elettrico proprio dappertutto, la presa d'aria, e l'unica cosa, non dovrebbero essere posati. Questo è un dubbio interpretativo, magari ci aiuta anche Sandro poi. Non dovrebbero essere posati in ambienti controllati in maniera discontinua, ad esempio le camere da letto. Io consiglio, camera da legna non puoi nella camera da letto, non puoi. Io consiglio l'elettrico in camera, per una serie interminabile di motivi, però ci sono i maschi che hanno quelle case da sparo, i single, dai, che se ne fanno a casa dopo la discoteca, di solito vogliono il mio camino in camera. Noi diciamo, prendere l'elettrico, parte col telecomando e non rompere le balle. Allora, vediamo se ho capito bene, faccio una domanda da ignorante. Quindi qualsiasi soggetto può posare un camino a bioetanolo rispettando soltanto il libretto di istruzioni? Sì, presa d'aria e collocazione in ambienti controllati, eventuali isolamenti con gli incassati. Una cosa, attenzione, il mercato dei camini a bioetanolo era, fino a qualche anno fa, gli oggetti colorati, appesi a parete, messi su tavolo, li avete presenti tutti, no? Adesso il 90% dei camini a bioetanolo è incassati. È un mercato che è andato via, grazie a Dio. Siccome il camino a bioetanolo non è più il secondo pezzo, il giocattolo, ma è diventato l'unico camino che mettono in casa, vogliono il rivestimento, vogliono una parete giorno, le nicchie, vogliono mettere vicino alla televisione. Noi abbiamo un sacco di materiali, se volete, da studiare su come fare, come isolare, come posarli. E
ora che c'è questa componente di montaggio sempre, è ritornato completamente appannaggio dei negozi di camini. Sono i negozi di camini che fanno i camini a biotanolo in questo momento. L'oggetto colorato invece è più facile che il bello nostro venga confuso con quello del Bricoman che costa 100 euro. Allora devi spiegare perché il nostro costa 1000. Quindi, sono a larga misura, hanno bisogno del rivestimento. Quindi, tornando a bomba, se uno volesse fare una lingua di fuoco con più bruciatori e superiamo i 6, 7, 8 kW, quali accorgimenti bisogna prendere? Un esalatore. Esalatore. Anche un cannatetto, scaricare il caldo fuori. Decomprimere, quindi, cioè tutto il calore lo portarlo fuori. Sì. Ok, grazie. E di che? La presa d'aria però sempre in rapporto ai bruciatori, eh? Sì, sì, questo è scritto. Alla fine se c'è fiamma, giusto. Sì, anzi, scusa, Alessandro, approfitto che per un dettaglio che non ho dato prima riguardo i camini elettrici ad acqua, anche lì c'è una presa d'aria, ma in quel caso è una presa d'aria di ossigenazione ed è fondamentale prevedere. No. Bravissimo, bravissimo che lo ricordi, non è presa d'aria ambiente quella, non è per ricambio di ossigeno, ma i moduli elettrici ad acqua a brace da incasso, se comprate solo quelli senza i nostri rivestimenti e tutto, e li incassate nel cartongesso, sono moduli sopra piano, cioè fai un foro come il top della cucina, capito? Come i fornelli, incasso sopra piano. Non si può sigillare il vano sotto perché che espelle quell'effetto fumo che fa con le lingue di fuoco, un ventilatore che pesca aria da sotto, quindi o si fa un doppio fondo, cioè puoi prendere, però un minimo deve essere aperto. Raffreddamento praticamente. No, ingresso dell'aria per la ventola, è per alimentare il fuoco. No, non sono freddi, sono prodotti freddi, non hanno minimamente raffredda, però fa girare il ventilatore bene se c'è pescaggio d'aria fresca e tiene la fiamma bella alta. Ecco, vi mostro un esempio giusto per anche da così lo riuscite, lo state vedendo? Sì. Ecco, questo è un modulo brace che viene inserito all'interno quindi di una struttura che possa essere questa in cartongesso o in legno, in quello che sia. Si costruisce una nicchia, un incasso, nella nicchia l'incasso per alloggiare il bruciatore e una fresatura che ha reazione, che può essere sotto, su un fianco, dietro, logicamente dove viene comodo, per ossigenarlo. Non serve nient'altro che questo, che una presa asciugo. Attenzione, una quinta di cartongesso con una bocca da metro e un braccio 40, che è il nostro modulo piccolino 40 dentro, che costa 815 euro di listino, fai una bellissima figura. Poi e puoi imbiancare dentro la nicchia di nero, tanto non essendoci fiamma vera, il focolare puoi non farlo, questo è il cartongesso. Il gioco del rivenditore è partire da questo e vendere il focolare completo, vendere la nicchia portalegna, vendere un modulo sopra sempre nero fatto in carpenteria, vediamo noi, per mettere dentro la televisione, cioè insomma, si presta a fare lavori meravigliosi dove fare tanto margine, ma io dico, con 1.800 hai già preso 1.000 euro per un cubo di cartongesso e il listino per un modulo, bocca da metro, bella figura. Quindi, non è prodotto elettrico ad acqua per il mercato poverissimo, però è cifra, vi garantisco, che possono spendere tutti per il cammino di casa, difatti si vendono a metà. Bene. Qualcuno vuole approfittare, qualche altra domanda? Se no mi appresto a una conclusione. A ruota libera, Luca? Ruota libera. Bon, dai, allora io vorrei chiedere al signor Gatti questo. Allora, sui prodotti a gas, no? Sui prodotti a gas, no? Gli scarichi a parete, dove sono concepiti in tutta Europa e qui da noi no, voi come rispondete? Cioè, se un centro assistenza va in una villetta singola e uno fa lo scarico a parete dove non nuoce a nessun coinquilino, no? L'apparecchio è funzionale perché i produttori lo dicono, come vi comportate voi sul mercato? Io ti dico lo stato dell'arte, visto che a noi ordinano camino e tubi, perché sempre il rivenditore ci manda il disegno
dello sviluppo dello scarico per chiedere la fattibilità. Noi abbiamo i nostri programmini, calcoliamo il funzionamento. Quindi di solito forniamo anche i tubi. Quando ci ordinano gli scarichi, sotto Roma sono sempre a parete, sopra Roma sono sempre a tetto, quindi in teoria potrebbe scaricare in facciata il camino a gas, ma i conti con le normative regionali, la normativa comunale, la normativa condominiale, quindi il nord è più un ginepraio, al sud le fottono, è tutto scaricato, cioè ogni canna è così al sud, tutte. Quindi sì, non c'è nessun tipo di problematica per noi come funziona. Guarda, vai su un metro e mezzo e giri, vai in facciata, se non sei sotto un terrazzo, per intenderci, lui è lecitamente installato. Certo, se è condominio, certo il regolamento condominiale, il regolamento comunale, il regolamento regionale, vanno guardate queste cose. Quindi no, questo sì. È quasi sempre a tetto, al centro-sud, dove le normative semplicemente non trattano queste cose. Cioè nei comuni del centro Italia, il comune non è che fa... Purtroppo in Lombardia, ad esempio, sono pazzi di iperregolamentazione. Sandro Vanni lo sa bene, no Sandro? No, ma la mia domanda è un'altra, signor Gatti. La mia domanda è questa: un vostro centro assistenza è lecitamente montato. Se ecco, esatto, se un vostro centro assistenza, magari il pezzo elettrico non funziona, no, c'è qualche problemino, va lì, lo mette in prescrizione se l'impianto è a parete o no, oppure lo passa in garanzia? Noi lo passiamo in garanzia, sinceramente. Perché in certe aree, quando c'è il CAT, va lì, vede l'impianto a parete, siccome non rispetta le normative nazionali. Anche per il gas? Sì, lo mette in prescrizione, perché scarichi a parete da Palermo a Bolzano sono vietati, no? Quindi, però tecnicamente il prodotto funziona, perché lo dice il produttore. Allora, siccome ci sono dei CAT che magari fanno l'intervento e fanno il rapportino e basta, e alcuni invece lo mettono in prescrizione e non lo toccano, volevo sapere se voi avevate questa esperienza. Se chi lavora con noi va e la macchina è montata per funzionare, cioè con un rapporto fumi, con un condotto fumi che lo fa funzionare, e ha un problema in garanzia, noi lo mettiamo a posto, perché sarebbe un'accusa, no? Perché alla fine non è per quello, no? Bisogna partire friendly. Poi c'è queste domande. Scusate, la 7129 non esclude lo scarico a parete, lo mette bravo. In certe condizioni precise, per cui per dare una risposta a queste domande, che sono ovviamente le domande di mercato, ecco, vi proporrei di ci facciamo uno studio in modo tale che andiamo a rispondere precisamente alle varie possibilità e le casualità che capitano. Però 7129 non lo esclude. Mette delle condizioni di distanza, per quello che è montato, se non viola altre normative come condominio, il comune, la regione. Però se 29 è legge, per cui va rispettata quella. Però ecco, è un argomento che possiamo affrontare in modo da poter avere una FAQ con delle risposte, con due o tre risposte precise. È da portare avanti, Sandro, perché questo punto di domanda è importante, perché il problema è questo: le normative nazionali prescrivono il fatto che tu a parete non possa scaricare, però se tu vai a leggere un libretto di istruzioni, cosa che un tecnico dovrebbe fare prima di tutto, il libretto di istruzione del produttore ti consiglia, anzi ti vende anche lo scarico a parete, quindi il prodotto funziona, come dice il signor Gatti, è un metro e mezzo in alto, scarico a parete, è consono con le sezioni, con tutto. Il prodotto funziona, ok? Il problema qual è? È il CAT, il centro assistenza, che va sul luogo, vede che c'è lo scarico a parete, anche se è una villa singola in mezzo alle campagne, no? Che non crea disagi a nessuno. Il CAT come si deve muovere? Quindi, Sandro, è una domanda che io girerei agli organi competenti, perché limita molto spesso la vendita, capisci? Quindi è un discorso che approfondirei, perché ci sta chi dice ok, prodotto funziona, perché no? Florindo, è proprio esattamente una questione legislativa, perché sulla base pratica un camino a gas, quello che è necessario è dargli un primo metro verticale di carne.
Poi in realtà funziona, cioè non ha difficoltà, e anzi molto spesso viene preso come alternativa. In questo modo un camino a legna non lo riesco a installare, posso farlo a gas. Quindi un po' più di chiarezza in questo sicuramente non stonerebbe. No, no, ma sono d'accordo, è l'aspetto legislativo che approfondirei, insomma. Sì. Ecco, una cosa però importante, approfitto, mi collego a questo, è lo dico sempre a tutti i rivenditori: quando ci si mette in trattativa per una proposta di un camino a gas, sempre è bene che ci contattino e ci dicano: devo fare il camino, questo è il percorso che devo fare col tubo, funziona? E perché in base a quello noi abbiamo delle applicazioni, dei programmini che all'istante ci permettono di vedere se funziona quel cammino con quel percorso e con quale diametro, perché potrebbe essere la necessità di usare uno o l'altro diametro di tubo coassiale. Quindi la cosa peggiore invece è quando ci troviamo di fronte a cammini già installati collegati a tubi che non sono idonei come percorso, e dopo il problema è di entrambi, perché non va il cammino. Va bene. Se nessuno ha altre domande sugli elettrici, sul metanolo, sul gas, non mi inserirei nell'ambiente legna, visto che lo conosciamo tutti bene, ne abbiamo anche lì da parlare. Magari una volta facciamo qualcosa solo sul mondo legna. Luca, ti vorrei chiedere una cosa: siccome noi alle 5 dobbiamo iniziare il corso di termotecnica, pensi che concludiamo nel giro di una quindicina di minuti? Abbiamo già concluso, guarda, io voglio avrei solo ringraziato. Benissimo, benissimo, grazie. No, un attimo solo, io perdonatemi, un'occasione del genere non me la perdo. L'ultima domanda e poi mi taccio, sempre al signor Gatti, faccio un nome, British Fire. Sì. Signor Gatti. Sì. Signor Gatti. C'è l'audio? Attimo. Sì, ci sentiamo. Sì, sono amici. Siccome no, abbiamo parlato di mercato, dell'evoluzione del fuoco e tutto quanto, io ho fatto questo nome, British Fire. Che cos'è? Un concorrente? Che cos'è? Diciamo, non ha le dimensioni per essere un concorrente, è un'azienda di padre, madre, figlio, di bravissime persone, sono molto più negozio che distributori, loro non hanno il nostro prodotto, cioè per essere concorrente nostro devi farti i disegni dei prodotti e realizzarli. Loro sono importatori di una marca di camini a gas che è Ortal, che è forse la 50ª per qualità in Europa, israeliano, cioè di un prodotto di fascia diversa dai nostri. Sono importatori di Ruby Fires e di alcuni camini elettrici non ad acqua. Qualcosa da noi lo comprano. Sono, diciamo, un negozio che si è ingegnato bene perché il mercato era libero. Loro sono 20 anni che lo fanno, sono stati innovatori insieme a Dimora su questi prodotti, e quindi hanno un po' di distribuzione tendenzialmente in qualche regione, un pochino di sud e tutto. No, infatti lo dicevo appunto per questo. Sono competitor, perché il prodotto non vale il nostro, perché non sono un brand, sono un importatore. Noi siamo anche importatori, ma noi siamo un'azienda, cioè noi tagliamo qualche migliaio di camini a biotano, cioè è un'altra cosa, capito? Ma anche come dimensione, noi siamo 30 persone, loro sono un negozio, praticamente non mi odio. Guardate, qualcuno deve chiudere il microfono. E sono nel nostro settore, è così piccolo il cammino alternativo, ci conosciamo tutti, siamo assolutamente tutti amici, ci mancherebbe, cioè, diciamo che il nostro ruolo purtroppo è essere amici di tutti, ma stare sulle palle a tutti, perché quando la torta è 100 e uno ne fa 70-80 è normale che stai sulle palle a tutti, no? Questo è continuo.
forse la forza anche un po' nostra, del nostro gruppo, è aver investito tanto nel marketing, nell'arrivare al cliente finale. Gli altri non arrivano al cliente finale, arrivano al rivenditore, noi arriviamo al cliente finale che suscitiamo l'interesse nel nostro prodotto, nel pubblico, e poi automaticamente va dal rivenditore per acquistare. Noi siamo un'azienda che riceve mediamente in stagione 400 domande al giorno di progetti da valutare, cose, 400, capito? No, signor Gatti, io ho fatto questa domanda. Chiamiamoli concorrenti, ci mancherebbe, loro sono persone veramente squisite, io li conosco bene. No, ma guarda, la mia era proprio per farla esprimere, perché stanno partecipando dei colleghi dello Stivale, ecco, dell'Africa del Nord, e quindi volevo che proprio specificasse lei la piccola differenza o grande differenza che ci fosse fra British e Maison File, questo era. E quindi era per divulgarlo, no? Perché da noi nel sud diciamo che la British è più presente, insomma. Allora, hanno delle zone dove sono più presenti, dove magari sono più storici e tutto. Sinceramente, dove arriviamo noi facciamo piazza pulita, è più una questione di ambienti, perché la piattaforma prodotti è diversa, la visibilità è diversa. E quando devi vendere un marchio meno conosciuto fai sempre più fatica tu rivenditore, no? Cioè, quando invece proponi una cosa che la gente si attacca a internet, santo Dio, ci sono 100.000 giornali, tutti ne fa, sempre pubblicato tutti i mesi, le interviste, allora magari ti agevola un po' di più. Però ripeto, alla fine che vince è la piattaforma prodotti, perché quando noi abbiamo iniziato non eravamo più grandi, cioè... Capito? C'era già qualcun altro che nel frattempo ha smesso, cioè ne sono stati a causa nostra, perché il settore comunque era piccolo, ora sta crescendo, adesso stanno arrivando i volumi, noi più 20 al 2017 Italia, più 30 al 2018, più 50 al 2019, parlo di fatturato Italia, ma questo è perché i rivenditori stanno spostando una parte delle loro energie sul senza canna fumaria, perché muoiono col pellet, capito? Certo, grazie. Io ci tenevo a concludere proprio, così lasciamo anche appunto lo spazio al prossimo collegamento che deve fare Sandro con gli associati. Quello che ci tenevo proprio a far arrivare come informazione a tutti i collegati era questa, cioè che abbiate compreso soprattutto come sta cambiando, come sia cambiato già il mondo del caminetto e tutte le opportunità che sono legate al mondo del camino alternativo senza canna fumaria o a gas, se ci si mette, le si padroneggia e si diffondono nelle vostre zone, avete chiuso il cerchio del mondo del camino. Ok?